È un aggravante. Tu devi stare solo zitto. Uno che si è seduto sul concetto di fistallone deve stare solo che zitto. Una sedia. E devi stare zitto anche per un altro motivo. Cosa? Uno che si fa fare le camicie con la tovaglia del picnic della nonna. Guarda che schifo. Io sono per la sobrietà. Sì, questa è la sobrietà che c'ha. Sì, ma dove ti nascondi? Poi... Porca troia, hai visto? Ma perché non stai fermo? Che indiavolato quello sgabello lì, hai visto? Ma vedi che tu fai le cacate e poi quello lì se la prende con me! Non l'ha visto! Qua c'è dentro l'argento. E non ha visto, quando fai le cacate tu non ti vede mai! L'argento vivo in quello sgabello. Sì. Bestia! Hai visto? Aia! Cosa tocchi? Cosa tocchi? Ma non c'è niente. Come non c'è niente? È un'opera d'arte. Lanciulata. Non l'hanno ciulata! Questo è un capolavoro di Jean Fofon! Ah, il francese! Belga bestia! Sono vicini, Giacomo. Questo è il maestro del coinvolgismo! Ma dai! L'artista ha messo a disposizione il suo spazio vuoto perché vuole che sia tu, fruitore, a riempirlo. Ah, cioè lui non ha fatto un cazzo, ha detto tanto la gente ci vede quello che vuole e io prendo i belli piccioloni. Ma possibile che sei così ottuso e non comprendi che è un esempio di democrazia creativa? Democrazia. L'artista, colui che sa, è come se dicesse a te colui che non sa. Giovanni, dimmi che cosa vedi. Beh, Aldo. No. L'arte non è pura immediatezza, ci vuole la mediazione della ragione, dell'intelletto, capisci? Guarda. L'intelletto deve intervenire Ma no, ma dai, ma non fate i cretini, ma non deturpiamola. Venite via, dai, smettetela, vi prego. Ma non di qua! Sono rimasto incastrato! Questo è lo spazio sacro, inviolabile dell'arte! Non l'ha visto, da lontano o da vicino? Ma sì, difficile. Ma dai, ascoltami. L'artista ti sta chiamando, ti sta dicendo dal basso del tuo talento infimo, dimmi cosa vedi. Che partecipa. Una scala, Giacomo. Ma non essere banale. L'arte è qualcosa di più elevato. C'è una ladra che scende una scala, ma Giacomo. No, ma cerca di usare la tua immaginazione. Giacomo, ma non Giacomo, di qui. C'è una ladra. Non di qui, Giacomo. Scappiamo. Guardala. Guardala. Ci ha visto. Vai, Eva Kent, Giacomo. No. Scappa, Giacomo, scappa. Prendo lo sgabello magico e glielo do sulla testa forte. No. Scappa, Giacomo. No, miracolo. Cos'è? Chi è? È una performer. Una performer? Come? È un artista che compirà il gesto artistico assieme a noi. Ma capita dai. Di rado. Porca miseria, che fortuna! Lei è la famosissima artista internazionale Marina Abramovic. La sorella del calciatore. Ma non essere pirla. Facciamoci fare un autografo, no. Giacomo. Sta per cominciare la performance. Ah sì? Che bel gesto di mano. Ah, io ho visto un altro gesto. Anch'io, però ho guardato da un'altra parte. Che gesti sublimi. Che cosa ci vuole dire? Sì, aspettiamo. Come Mimo fa un po' cagare, Giacomo, adesso non vorrei dire. È l'artista che sta esplorando lo spazio circostante, che si rimpicciolisce sempre di più, capisci? È una sublime metafora, ci sta dicendo che l'artista muore in questa società soffocante. È l'artista che cerca una via d'uscita, cerca una via d'uscita, l'artista... Ti ha aperto una finestra, Giacomo. Ha aperto la finestra del significato. Ah sì? Sì. Ha appoggiato, hai visto le tette? Le tette sul davanzale, no. L'ho visto anch'io. Sì, no. Giacomo, ha fatto così. Ci sta offrendo in dono la cultura. E prendiamola, sì. Giacomo, approfittiamone. Approfittiamone, no? Cosa fa? Aspettiamo. Ci ha preso al lasso. Sì, significa che l'arte ci chiama. Ah sì? Siamo dei predestinati. Oh, la, cosa ci sta succedendo? Che miracolo. Fermiamoci.
sulla soglia dell'arte. Che versini che fa, io sento. Ma è anche una body artist. Ah sì? Ah sì? Farà dei nostri corpi un affresco. Ma no, che Giacomo, bello. Io ho appena comprato il giubbino. Ma dai, no. Io voglio diventare un'opera d'arte. Diventeremo opera d'arte. Comincia con me. Oh, che fortuna. Non è colorato. Oh porco giù, giro la testa. Giovanni. Questo è anestetico. Questo, porco cane, questo è anestetico. Giacomo, questo è anestetico. Oh,